Le indagini preliminari, le paure di ogni cittadino e la soluzione scritta nell'articolo 358 del Codice di Procedura Penale. Partecipato evento nazionale ieri pomeriggio nell'aula Emilio Alessandrini del Tribunale di Pescara, promosso dall'Associazione 358 e dall'Officina del Senatore D'Alfonso. Noi vogliamo che ci sia il massimo di concentrazione in ognuno dei momenti, in maniera tale che si riduca, si possa anche contenere tutta la sofferenza che si genera durante la fase delle indagini preliminari, perché poi si può verificare che le indagini preliminari scompaiano per quanto riguarda l'esito accusatorio, perché magari si realizza una sentenza di assoluzione, però quello che io ho rilevato, come la sentenza dura 48 ore, invece il materiale documentale sulla rete, su internet, delle indagini preliminari non scompare e magari fa del male, perché il rating dal punto di vista bancario dell'indagato viene rovinato, perché purtroppo c'è la memoria remota. Allora su questo noi dobbiamo studiare, approfondire, confrontarci, anche innovando normativamente, per fare in modo che davvero vada in onda una cultura delle garanzie. Autorevoli i relatori che si sono confrontati sul tema della fase delicatissima delle indagini preliminari e degli accertamenti a favore della persona indagata, che l'articolo 358 impone ai magistrati inquirenti. Tra questi il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini. Si deve partire da un presupposto essenziale, che essere indagato non vuol dire essere colpevole, e quindi c'è la necessità che durante le indagini preliminari si possano creare le condizioni o per chiedere un eventuale rinvio a giudizio o per chiedere un'archiviazione. Si tratta solo di trovare un clima e una modalità di funzionamento che sia adeguata a un sistema civile garantista.